È di ieri la conferenza stampa tenutasi a Palazzo San Giorgio per discutere della gestione del ciclo rifiuti della città metropolitana. L'amministrazione comunale di Reggio Calabria prova a fare chiarezza in seguito alla notizia dell'alta del TAR per l'aggiudicazione del bando per l'affidamento del servizio in città. Al tavolo il sindaco Giuseppe Falcomatà, l'assessore delegato Paolo Brunetti, il direttore generale del comune Demetrio Barreca e il dirigente del settore ambiente Domenico Richichi. È fondamentale in questa fase essere chiari e trasparenti nei confronti dei cittadini rispetto al percorso che sta portando avanti l'amministrazione comunale, afferma il primo cittadino. Venerdì è emersa una forte preoccupazione in merito al servizio di raccolta dei rifiuti, soprattutto per il periodo che va dal 31 ottobre in poi, ma in questi giorni non abbiamo mai smesso di lavorare con i nostri uffici e sempre nel quadro del tavolo di concertazione e condivisione attivo in prefettura, con i sindacati per quanto attiene la tutela dei lavoratori, con l'obiettivo prioritario di non interrompere, nemmeno per un giorno, il servizio di igiene urbana. Sì, la conferenza stampa è per una esigenza di chiarezza e trasparenza rispetto alle cose che sono state dette in questi giorni, ma soprattutto per chiarire qual è il percorso che sta portando avanti l'amministrazione comunale. Noi ci siamo lasciati venerdì con a poche ore dalla pronuncia del TAR con una forte preoccupazione rispetto a quello che sarebbe stato il futuro del servizio di raccolta dei rifiuti al 31 ottobre in poi. In questi giorni abbiamo lavorato sodo, come sempre, senza soluzione di continuità. Abbiamo lavorato con i nostri uffici, abbiamo mantenuto, non avviato perché c'è sempre stato, un dialogo e un tavolo di concertazione e di condivisione in prefettura con tutte le istituzioni preposte. Abbiamo un percorso che vogliamo portare avanti. Naturalmente oggi abbiamo le idee molto più chiare e l'obiettivo è quello di evitare che dopo il 31 ottobre, salvo che non ci siano delle novità prima del 31 ottobre, il servizio si possa fermare anche per un giorno. Questo è quello che ad oggi vi posso dire, e in più aggiungere che non è vero che il TAR ha ritenuto illegittimo il bando, non è vero che il TAR ha in qualche modo redarguito e attaccato l'amministrazione per come il bando è stato fatto. Il bando è pienamente legittimo, l'ordinanza del TAR è relativa alla una parte, minima peraltro, dell'offerta di una delle due concorrenti. La società vincitrice ha fatto una offerta su una parte del bando, la società non vincitrice ha fatto ricorso rispetto a quella specifica offerta, di quella specifica clausola del bando, e il TAR l'ha accolta. È una materia nella quale invece tante altre situazioni analoghe, per non dire identiche, sono state viste e ritenute diversamente da altri tribunali amministrativi regionali o comunque ribaltate al Consiglio di Stato. Col conforto di questa giurisprudenza, ma soprattutto con la certezza dell'operato che si è portata avanti in questi mesi, noi insomma faremo valere le nostre ragioni nelle altre sedi giurisdizionali di competenza. Rispetto a questo, altre cose non vere che sono state dette sono relative ad esempio alla commissione. La commissione esterna non ha scritto il bando, la commissione esterna ha valutato le offerte proposte dalle società partecipanti e ha proposto all'amministrazione comunale, all'ufficio tecnico, la aggiudicazione. Commissione esterna che in qualche modo è stata necessaria, atteso che il bando è stato scritto e redatto dai nostri professionisti, dai nostri funzionari, dai nostri dirigenti interni. E capite bene che bisogna sempre distinguere il controllore dal controllato. Chissà quante cose si sarebbero dette se la commissione fosse stata composta dalle stesse persone che hanno scritto il nostro bando. Dal primo momento siamo stati accompagnati dalle istituzioni in città e di questo ne siamo fieri e contenti.
Il prefetto in prima persona ha presieduto tavoli dove si è ragionato anche sul sistema, per esempio, di pubblicazione del bando, e questo non va dimenticato che ha portato frutti all'amministrazione comunale. Perché? Perché già negli anni precedenti erano stati pubblicati due bandi ai quali non aveva partecipato nessuno. Quindi dietro il suggerimento della prefettura e dietro il suggerimento del tribunale, insomma, un percorso condiviso che ha portato i frutti. Ovviamente, ripeto, legittimamente questa società ha ritenuto di avanzare questo ricorso al TAR, quindi ora le sentenze, come ci insegna qualcuno, non si discutono ma si rispettano. Aspettiamo che ci sia l'ulteriore pronunciamento del Consiglio di Stato e poi da lì ci determineremo nel modo migliore. Quindi entro fine ottobre i cittadini reggini sapranno quali sono le soluzioni prese dal Comune? Ma lo sapranno nel momento in cui lo sapremo noi. Noi confidiamo che entro il 31 ottobre ci sia sicuramente un pronunciamento del Consiglio di Stato, almeno ci auspichiamo questo. Allo stesso tempo, il 31 ottobre scadrà la proroga alla società AVR, va trovato in questo periodo di tempo, va trovata una soluzione alternativa. Ce ne sono tante al vaglio, ma al momento giusto saranno comunicate ovviamente alla città.